Dal suo spazio qui al Vinitaly 2022, Alberto Statti ci racconta, nella duplice veste di produttore con la sua cantina omonima di Lamezia Terme e di presidente di Confagricoltura Calabria, i progetti per il futuro e lo stato di salute del settore nella sua regione. Questa esperienza a Vinitaly dopo 2 anni stop sta andando meglio di come immaginavamo. Le presenze ci sono sicuramente presenze qualificate, manca la presenza dei curiosi che, per carità, non guasta mai, però diciamo in questo caso con l'accortezza che bisogna usare in un momento in cui la pandemia purtroppo, o meglio il virus ancora circola, è bene limitare le presenze anche all'interno degli stand, per cui gli operatori lavorano in sicurezza e gli ospiti altrettanto. Noi come Calabria ci aspettiamo tanto, anche perché la Calabria è la cosiddetta Calabria straordinaria, Calabria da scoprire, una Calabria che può offrire tanto sia dal punto di vista turistico che enogastronomico. È una terra ricca di, cioè un patrimonio culturale importante, ricca di giacimenti culturali, è ricca anche di prodotti e di tipicità. C'è una biodiversità unica, abbiamo il mare, abbiamo la montagna, e quindi noi produttori, quando presentiamo un vino, utilizziamo anche questo aspetto legato al racconto del territorio per rappresentare un po' le nostre produzioni. Confagricoltura Calabria sostiene in pieno gli sforzi dei produttori, cerca anche di promuovere iniziative che possano essere utili per comunicare il lavoro dei produttori a sostegno degli sforzi che si fanno in una terra difficile come la Calabria, dove più di qualcuno ci definisce eroi. Noi non vogliamo essere rappresentati come eroi, siamo però dei produttori che lavorano sicuramente con maggiori difficoltà rispetto ai colleghi delle altre regioni. Grazie a Confagricoltura per il sostegno che continua a dare e a non far mancare agli imprenditori che dopo la pandemia hanno anche a che fare ora col problema legato alla guerra e con tutti i problemi legati al caro prezzo di una serie infinita di prodotti, per cui grazie ancora a Confagricoltura perché ci sta vicina.